cenato tu? No, no. Cosa prepari stasera? Stasera pasta di pesce. Anche tu, vedi? Sì, sì. Che cosa proprio? Me lo puoi dire? Allora, spigola cartoccio. Ah, sì? E poi gamberoni arrostite. Buoni. E un antipastino tipo di pesco. Ah, vedi Leo, anche la nostra amica a base di pesce questa sera. I tuoi figli lo mangiano il pesce, Nicoletta? Cosa? I tuoi figli lo mangiano il pesce? Non ne ho bambina. Ah, non sei Nicoletta di... Nicoletta non mi ha riconosciuto. Ah, Nicoletta tu sei, oddio, pensavo la Nicoletta di Isola Caporizzuto. Invece no. Sei Nicoletta di Soverato. Sempre Nicoletta sei però. Sempre io. Ah, ciao, che piacere Nicoletta. Comunque, complimenti per la trasmissione, per il programma. Grazie Nicoletta. Ti segno qualche richiesta. Sì, sì, prendi nota. Ovviamente noi abbiamo bisogno solo di un attimino di tempo, ma vi daremo anche le nostre ricette in sovraimpressione, quindi non ti preoccupare. Arriva qua già il profumino. Sì, guarda, non ti dico ogni sera qui che divertimento a mangiare. Complimenti, lo stesso, hai visto, mi sono fatto sentire. Infatti, sono molto contenta, Nicoletta, ti ringrazio. Va bene, ti saluti. Grazie, tanti saluti a tuo marito pure. Grazie, grazie. Ciao Nicoletta! E beh, intanto vedo che Leo ha messo l'olio nella nostra pentola, hai tritato l'aglio, la cipolla e andiamo a metterle nell'olio ovviamente per rosolare bene. E allora, l'aglio prima di tagliarlo lo hai schiacciato? Vedi? La regia guarda tutto, vedi che là se ne è accorto che è la regia che tiene tutto sotto controllo. Vabbè, ma loro sono attenti perché sono dei bravi mariti, devi sapere Leo, che vogliono prendere spunto perché domani e domenica vogliono preparare un buon pranzo alle loro signore, vero regia? Sì, sì, domani si riposano veramente, dicono, quindi, allora, sì, sì. Olio, cipolla e aglio ovviamente, insieme a tutti gli ingredienti che servono per il risotto alla pescatora. Qui abbiamo, ora arrivo, intanto abbiamo tagliato anche calamari, gamberi, seppie e tutto quello che serve, quindi seppie, calamari, gamberi, cozze e vongole sgusciate. E allora, vediamo qui a che punto è, si sta rosolando piano piano, ovviamente ha bisogno del suo tempo. E sento che sì, sta aggiungendo ancora aglio e cipolla. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera a te. Con chi parlo? Sono Massimo da Cosenza. Massimo. Volevo farti i complimenti per la ricetta, ma volevo fare i complimenti prima a te perché sei molto bella, carina. Grazie Massimo, molto gentile, grazie. No, poi anche i complimenti per la ricetta volevo fare perché mi sembra molto appetitosa. Sì, sì, tu hai cenato? Come? Hai cenato? Sì, purtroppo sì, ce l'ho passata adesso. Come se purtroppo? Se non ti dico la verità, la ricetta l'avrei copiata. Ah, e vabbè, magari la potrei fare un'altra volta. No, infatti sto guardando, sto prendendo nota degli ingredienti. Bene, prendi nota. Sto prendendo adesso il fuoco che sta mescolando gli ingredienti. Sì, sta preparando tutto per il condimento del riso. Va bene, io Massimo ti ringrazio tanto per aver chiamato e ti auguro una buona serata. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Sì. E allora, Leo vedo che intanto va ad aggiungere, ecco, all'olio insieme aglio e cipolla aggiungiamo tutto quello che serve per il risotto, quindi le seppie, i calamari, i gamberetti, le cozze e le vongole tagliuzzati. Vero Leo? Hai aggiunto tutto questo, sì? Sì, che è successo? Niente. È forte? Abbassiamo un pochino ovviamente la temperatura del fuoco per andare a preparare il condimento. Calamari. Ah, quindi qua cosa c'è? Calamari e seppie? No, è solo il calamari. Ah, solo calamari, quindi in un primo momento prepariamo i calamari, poi il resto in un secondo momento. Perché solo i calamari vanno a parte, Leo? Perché ci devono più tempo. Hanno bisogno di più tempo questi? Un po' più tempo per i calamari. Allora, signori, so che c'è qualcuno in linea, io pregherei i nostri telespettatori di rimanere lì perché c'è la pubblicità. Torniamo tra pochissimo a MasterChef.